Collegati e un saluto ovviamente va tutto al liceo Plinio di Roma. Aldo Cazzullo è arrivato qui, buongiorno, okay. grazie di esserci. È una riflessione importante quella sulla scuola di oggi, vedi quanti fatti sono accaduti, che cosa ne pensi? Guarda, mentre guardavo quelle immagini pensavo a. Eh, di, di recente è stato ripubblicato il, il sussidiario delle elementari ai tempi del fascismo sì. in cui si insegnava proprio ad amare il duce. C'era una volta dietro anche un tema, perché amo il duce? Un bambino di Napoli e scrisse io non amo il duce, gli mandarono la polizia a casa. E quindi oggi che abbiamo invece questa libertà, dobbiamo farne un buon uso. Gli insegnanti vanno... Oh, che... Rimettetemi un attimo il collegamento, hai sentito quello cioè, che è successo, che hanno fatto degli apprezzamenti sessuali a un professore verso una ragazza? Questo ovviamente cioè... è inaccettabile, è inaccettabile sia che i professori si permettano queste libertà nei confronti degli allievi ed è inaccettabile anche che a volte, diciamoci la verità, quando eravamo ragazzi noi, l'onore, tu sei più giovane di me, ma insomma eh, le famiglie si schieravano... Dalla parte degli insegnanti. Uh -huh. E adesso si tende sempre a difendere il proprio figlio, che è legittimo, tutti quanti amiamo i nostri figli più di noi stessi. Un conto è difenderli da un professore che si permette queste cose che sono inaccettabili. Un conto è difenderli sempre e comunque. Insomma, che dobbiamo sempre fare un buon uso della libertà che abbiamo conquistato perché cent'anni fa, in questi stessi giorni, i nostri nonni, i nostri bisnonni la libertà l'hanno perduta. Ecco, che cosa. Um... Secondo te, anche nella scuola, la scuola è un grande istituto di, di educazione, è l'istituzione no? dell'educazione, che cosa si è sbagliato secondo te in questi, in questi anni? Perché noi ci ritroviamo oggi? Cioè, di, dici bene, no? una volta il professore era il professore, l'insegnante, il maestro elementare. Che cosa si è sbagliato secondo te in questi anni? Ma guarda, secondo me non si è investito abbastanza sulla scuola e proprio sulla figura del professore, in particolare della professoressa. Facciamo confronto col fascismo. Pensa che durante il fascismo Mussolini impedis. Ha scritto questo libro, no? Su uh, appunto Mussolini in capobanda. Questo per, per questo stiamo parlando anche di questo periodo storico. Certo, Mussolini proibì alle donne di insegnare le materie scientifiche negli istituti tecnici e addirittura lettere nei, nei licei. Quindi Mussolini mise fuori, fuori legge la professoressa di lettere. Le donne, di fatto, non potevano lavorare. Dovevano stare a casa a fare figli. Poi la scuola, poi le donne italiane hanno fatto delle cose straordinarie negli anni della ricostruzione. Se oggi noi siamo ancora un paese ricco, seppure con delle difficoltà, lo dobbiamo all'enorme lavoro delle donne italiane. Molte hanno lavorato nella scuola, hanno formato generazioni di tecnici, di medici, di scienziati, di letterati. E poi si è un po' fermata questa macchina. Io penso che le professoresse dovrebbero essere pagate meglio, dovrebbero essere rispettate. E dal governo e anche dalle famiglie e anche dai ragazzi perché affidare un figlio a una professoressa vuol dire mettere in mano il futuro dei tuoi figli dobbiamo creare un rapporto più stretto di maggiore responsabilità ecco nel rapporto tra le famiglie mm -hmm. e, e gli insegnanti e tu in questo libro racconti storie di donne sì perché le donne soffrirono moltissimo sotto il fascismo per Mussolini la donna era una parentesi gradevole nella vita dell'uomo ma diceva e più un uomo è virile e intelligente, e meno bisogno ha delle donne. Secondo me, l'onore è vero il contrario. Più un uomo è virile e intelligente, più bisogno ha delle donne. Alle donne di fatto venne impedito di lavorare, c'era un tetto del 10% massimo di donne al lavoro negli uffici, nelle aziende, quindi una gigantesca quota azzurra del 90% riservata ai maschi. Le donne dovevano fare i figli, c'era la tassa sui matrimoni infecondi, come se non poter avere un figlio fosse una colpa. L'aborto era un reato contro lo Stato e contro la razza. C'era addirittura la tassa sui cani. E, e, si voleva un cane da compagnia, pagava 150 lire, che non erano poche. Nonostante questo si fecero meno figli di quelli che si facevano prima e di quelli che si sono fatti dopo, proprio perché la donna non potendo lavorare non era libera di decidere il proprio destino. Il codice penale introdusse il delitto d'onore, che trovava la figlia, la moglie, la sorella con un altro e la uccideva a volte non finiva neanche in galera venne introdotto anche il matrimonio riparatore chi violentava una donna e la sposava vedeva istinto il reato e la donna era obbligata a passare tutta la vita con l'uomo che l'aveva violentata fino a quando, molto dopo la fine del fascismo nel 65 una giovane donna siciliana, Franca Viola rifiutò ecco, Franca. di sposare l'uomo che l'aveva violentata dicendo l'onore lo perde chi fa certe cose e non chi le subisce Ecco, questa è una storia importante da raccontare. Eh? Ma certo, perché Mussolini fu spietato verso Su le donne in generale, che, che non, che non aspettava, e poi anche verso le donne della sua vita, perché fu, fu durissimo anche con le donne che amava di più. Lui ebbe un'amante, Margherita Sarfatti che era una donna ebrea molto intelligente, molto colta, che gli ha insegnato un po' tutto, a stare a tavola, a guardare un quadro, lo ha introdotto negli ambienti del socialismo milanese, dove Mussolini fece carriera e divenne anche direttore dell'Avanti, il giornale socialista che poi fece distruggere a manganellate e a fucilate. Ebbene, Margherita Sarfatti era ebrea e Mussolini fece le leggi infami contro gli ebrei e lei fu costretta a scappare in esilio e sua sorella Nella finì, e morì nei campi di concentramento tedeschi. Guarda, forse Mussolini ha amato una sola donna, davvero, sua figlia Edda, la primogenita. Però poi alla fine ruppe anche con lei perché fece fucilare Galeazzo Ciano, il marito di Edda, che aveva votato contro Mussolini nella seduta del gran consiglio del fascismo in cui Mussolini fu deposto. E Edda in tutti i modi cercò di salvare la vita al proprio marito e arrivò a maledire il padre dicendo ti potrò perdonare soltanto se o scappio o ti suicidi. Invece lui si mise al servizio di Hitler e la figlia mm. appunto lo, lo maledisse. Allora, Aldo Cazzullo, Mussolini, Il Capobanda, questo tuo nuovo libro. Eh, e adesso il prossimo su cosa sarà? Su Ma cosa intanto, lo stai scrivendo? Guarda, non, non so cosa scrivendo, sto cercando di fare conoscere queste storie perché sono storie che mi hanno appassionato molto. Io cerco di rivolgermi a tutti gli italiani e a tutte le italiane, indipendentemente dalle loro idee politiche, perché... Essere antifascisti non vuol dire essere di sinistra, l'antifascismo è un valore comune. E vedi, il libro si apre con una storia di una donna poco conosciuta che si chiama Ida Dal Ser. Mussolini ebbe una storia d'amore con lei. Lei era una, don una donna ricca e vendette tutto quello che possedeva per finanziare l'ascesa di Mussolini. Fecero un figlio che fu chiamato come il papà Benito, Mussolini lo riconobbe e promise a Ida di sposarla, ma era già sposato con Rachele. Quando Ida lo scopre giustamente si arrabbia ma lui nel frattempo è diventato il duce e dice levatemela di torno. Ida dal ser viene chiusa in manicomio e muore in manicomio e siccome il figlio benitino diceva io sono il figlio del duce, ecco questa è l'immagine proprio Ida dal ser col figlio, pettinato un po' come una bambina e lui quando è cresciuto diceva ma io sono figlio di Mussolini e siccome questo era uno scandalo, Mussolini aveva fatto la pace con il Papa, con la Chiesa, lui fu chiuso in manicomio, manicomio. Benito Albino fu chiuso in manicomio dove morì a 25 anni, nell'agosto del 1942, al padre restava solo un anno di potere. Peraltro poi aveva litigato anche con il Papa, che criticava il fascismo, e Mussolini ordinò ai giornali ignorare il Papa, o anche poco Papa. Grazie Aldo di essere stato con noi, e noi siamo in chiusura di programma, ci vediamo domani con Storia Italiana e vi aspetto come sempre e come sempre dalla vostra parte.